Conoscete il detto la vendetta va servita su un piatto d'argento? Ecco, a Venezia si faceva di più, la si serviva su palate d'oro. Sì. Doge! Marino Grimani e sua moglie Morosina Morosini, va là che fantasia, in città erano popolarissimi. E perché? Per la loro filantropia. Ciò, opere di bene, carità, beneficenza. Per questa coppia beneficenza, però, significava coprire d'oro qualunque cosa respirasse. Certo che erano popolari, letteralmente se lo compravano il consenso. Ah, quante cose che si possono fare con l'oro! Delle monete, io sono già sento, delle monete, io sono già sento. E la loro idea quale fu? Il dogado. Il problema però era che questi erano davvero troppo popolari in città, per cui il patriziato li vedeva subito col solito incubo ricorrente dei tiranni. Che brutti sogni che dovevano fare i patrizi. Quindi, di conseguenza, si opposero al dogado del Grimani. E da cosa capiamo che si opposero? Dal fatto che ci vollero 71 votazioni prima che il suo nome fosse quello del nuovo doge di Venezia. 2 mesi e mezzo di elezioni. Come tagliò la testa al toro il nostro Marino a queste elezioni infinite? Beh, continuando a fare quello che gli veniva meglio. Cioè, filantropia. Probabilmente gli veniva davvero bene. Ma stavolta però non lo fece con il popolo, ma con gli elettori, che corruppe a rotta di collo. Corruzione a nastro. Allora come oggi, no? All'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Ma Marino Grimani e Morosina Morosini, la nostra coppia d'oro, avevano un nemico. E come ogni volta, il nemico di un super ricco è un arcinemico, Leonardo Donà, che non solo era stato appena stampato dall'elezione a doge per la filantropia del Grimani, ma anche perché umanamente erano uno il giorno e l'altro la notte. Marino Grimani spendeva come un remida fatto di anfetamine. Sì, l'ho detto, veramente. Mentre Leonardo Donà, in scarsea, aveva un sacco di granchi, quindi non cacciava fuori una lira. Quindi non solo appena fu fatto doge Marino Grimani fu costretto a promettere che l'incoronazione di sua moglie avvenisse un anno dopo, cioè la futura dogaressa Morosina Morosini, ma il Donà fece di tutto per rimandare l'evento il più possibile, perché non era questione solo di spegnere gli animi del popolo su questa coppia, ma di umiliarla davanti a tutti i suoi fan. Ciò, uno viene in corona a doge e per la moglie ci vogliono 2 anni. Si vede che non è poi così potente, no, signora Maria? Ciò. Quello che però il Donà non aveva contato erano non solo i fondi illimitati dei Grimani, ma soprattutto la permalosità di Morosina Morosini. Infatti questa, quando venne finalmente il suo momento, non si tolse i sassolini dalla scarpa, ma rovesciò sui suoi nemici un'intera chiatta di ghiaia. Era una pazza sta Morosina. Non solo lei fece in modo di ricevere gli stessi onori di suo marito, doge, la processione su Bucintoro, la messa solenne in San Marco, il corno e il manto dogale, i cannoni della flotta che sparavano a salve. Lei volle di più, perché si sa, mai lasciare a una donna la possibilità di vendicarsi. Via hater a cannone. Fece organizzare una giostra navale a cui parteciparono navi di 3 diverse nazioni straniere che gareggiavano in suo onore. Ma non parliamo di San Marino, Asolo e Andorra. Qui parliamo di Francia, Inghilterra e Olanda. Ma per Morosina non era abbastanza. Madonna, che tipa che doveva essere sta qua. Fece illuminare il Canal Grande a giorno con più di 1000 lanterne per 3 notti consecutive. E sfilò anche sotto un arco di trionfo eretto in Piazza San Marco, mentre dalle finestre dei suoi palazzi venivano gettate sul popolo con la bava monete d'oro. Cioè, questa alla parola vendetta sapeva cosa rispondere. Ma non è finita. La ciliegina sulla torta fu far coniare monete commemorative con il suo nome, che vennero distribuite come le oselle dei dogi a ogni ambasciatore e dignitario che andavano a salutarla e farle i salamelecchi. Ecco, tutto questo seduta in trono in maggior consiglio. La sua vendetta fu così eccessiva che infatti dopo di lei nessuna dogaressa, tranne la Querini, fu più incoronata. La si vietò per legge la cosa e le dogaresse successive persero persino i corni. Parlo di quelli dogali, quelli dei mariti io non ne ho la più pallida idea. Se ti è piaciuto il video, metti like alla pagina.